Ciao a tutti e bentrovati. Allora, oggi vi propongo una mousse al caffè con un piccolo cuoricino di ganache al cioccolato bianco. La vado a servire in queste bellissime tazzine trasparenti perché saranno il nostro recipiente ideale per una fine cena con amici. Allora, questa ricetta nasce dall'idea di ingredienti che mi sono rimasti da preparazioni più grandi che ho fatto recentemente. Ad esempio, mi serve una piccola percentuale di crema pasticcera, quindi se ho fatto una crostata di frutta o ho fatto una torta pan di Spagna, una torta di compleanno e mi è avanzata quindi proprio 20 grammi di crema pasticcera, posso benissimo fare questo dessert al cucchiaio e il gioco è fatto per una serata dell'ultimo minuto. Altra cosa, ad esempio la panna non la monto tutta perché mi viene avanzata, quante volte prendiamo più panna del normale per fare una torta di panna per i nostri bambini e ci avanza una piccola percentuale, che sia montata o che sia ancora liquida mi va bene lo stesso. Andiamo a vedere come si fa. Partiamo dalla ganache al cioccolato bianco. La ganache al cioccolato bianco ha una proporzione di 1 a 2, quindi due parti di cioccolato bianco e una parte di panna. Adesso il cioccolato bianco lo andiamo a sciogliere sempre a bagnomaria, come vi ho fatto vedere anche nei video precedenti, quindi pentolino con un po' di acqua a sobbollore e una ciotola o un piatto che stia perfettamente nel suo diametro in modo tale che l'acqua non entri all'interno del cioccolato. Andremo poi a scaldare la panna, uniremo le due cose e il gioco è fatto. Procediamo. Una volta che abbiamo sciolto il nostro cioccolato e scaldata la panna, la versiamo in un piccolo recipiente e andiamo ad addizionare le due cose. Come potete vedere, le mie dosi sono veramente piccole perché deve stare comunque nel cuoricino di una tazzina. Quindi faccio veramente poche dosi. Se volete comunque servirle in una coppetta, potete benissimo duplicare o triplicare la dose. Mischiamo bene, mi raccomando, ricordatevi sempre che la panna deve raggiungere la temperatura alta, deve fare la pellicina sopra ma non deve bollire. Una volta che abbiamo pronta la nostra ganache, andiamo con un cucchiaino a metterne giusto un pizzico sul fondo delle nostre tazzine, che servirà da fare da base. Tutta la restante la teniamo un attimo da parte, che riposa, e poi andremo a fare un cuore all'interno della nostra mousse al caffè. Guardate. Versiamo sempre al centro della nostra tazzina, in modo tale che non sgoccioliamo sui bordi. Se vedete che fa il filo, girate il cucchiaino e andate in su. Girate il cucchiaino e non fate nessun bordo. E noi la lasciamo da parte, sia le tazzine che la nostra mousse, che la nostra ganache, scusatemi. Andiamo a vedere adesso come si prepara la mousse. Allora, gli ingredienti per fare la nostra mousse al caffè sono gli stessi della mousse al cioccolato, solamente che non c'è il cioccolato, c'è il caffè, della mia torta tripudio al cioccolato per gli innamorati. Se non avete visto quel video, mi raccomando, guardatelo. Allora, come base utilizziamo della panna che è intera, fresca, non quella da cucina nel bricchetto, ma quella fresca da banco frigo. Della crema pasticcera che, come vi ho detto prima, vi è avanzata, come vedete è veramente un quantitativo irrisorio. Mezzo foglio di colla di pesce, come vedete, foglio di colla di pesce che trovate nello scaffale dei prodotti per la pasticceria. E poi in questo caso utilizzo del caffè solubile, non il caffè in polvere, ma il caffè solubile di quelli che si scioglie nell'acqua calda. Non posso dire marche, quindi vediamo. Comunque caffè istantaneo, ecco così. Andiamo a vedere come si fa. Per prima cosa andiamo a montare la panna, però prima di montare la panna andiamo a versarci il nostro caffè all'interno e lo sciogliamo.
Iniziamo con metà dose, con un cucchiaio lo sciogliamo. Questo caffè è un caffè che si scioglie bene sia a caldo che a freddo. Chiaramente voi vedete un grande quantitativo di caffè rispetto alla panna stessa. Questo è perché noi vogliamo un buon gusto di caffè, perché deve contrastare la ganache dolce al cioccolato bianco. Una volta che noi abbiamo sciolto tutto il nostro caffè nella panna, aggiungiamo giusto un cucchiaio e mezzo da zuppa di zucchero a velo. Io di solito quando faccio le mousse non zucchero mai la panna, ma in questo caso la zucchero perché il caffè che vado ad usare è un caffè veramente espresso molto corposo, quindi voglio un po' attenuare il suo gusto amaro. Lo vado a versare nel bicchiere del mini pimer e andiamo a semi montarla la panna, non montarla fino in fondo. Io in questo caso utilizzo un frullatore ad immersione perché il quantitativo di panna è veramente poco. Se voi andate a fare una dose più grande potete benissimo usare lo sbattitore, quello elettrico a due fruste e una ciotola più capiente, oppure addirittura la planetaria se ce l'avete. La nostra panna è pronta quando inizia a fare le righe e a rimanere, vedete, è una panna semi montata. Montata un po' di più rispetto a quella al cioccolato, ma noi va bene così. Una volta che abbiamo finito di montare la nostra panna, possiamo lasciarla da parte e andiamo a prepararci la nostra crema con la colla di pesce. La crema andiamo a scaldarla nel pentolino, possiamo usare benissimo lo stesso pentolino della panna dove abbiamo fatto la ganache. Ma prima di tutto andiamo a mettere la colla di pesce in un po' di acqua fredda, mi raccomando molto fredda. Se siete in una stagione estiva e fa veramente caldo nella vostra cucina, vi consiglio di stare un pochino indietro con l'acqua e aggiungere uno o due cubetti di ghiaccio. Mettiamo giusto un dito di acqua bella fredda e ci andiamo a mettere la nostra colla di pesce, schiacciatela in giù in modo tale che si ammolla. La colla di pesce va messa in acqua fredda e non in acqua tiepida o calda, perché altrimenti si scioglierebbe e disperderebbe il suo potere elegante all'interno dell'acqua. Già solo nell'acqua fredda la colla di pesce rilascia una piccola parte del suo potere elegante. Quindi è per questo che io tendo a mettere sempre poca acqua, in modo tale che si ammolla ma il suo potere elegante resti più imprigionato in poca quantità d'acqua, quindi riesco a salvarne il più possibile. La nostra crema pasticcera la andiamo a scaldare nel pentolino giusto un minuto. Passato un minuto la nostra crema si è scaldata, lo vedete perché diventa sempre più liquida. Andiamo a prendere la nostra foglia di colla di pesce e la aggiungiamo, non lo strizziamo ma mettiamo all'interno anche l'acqua. Questo procedimento lo faccio all'interno del padellino in modo tale che se la colla di pesce a fuoco spento non si dovesse sciogliere completamente, posso accendere un attimo a fuoco proprio bassissimo, io ho una piastra che va da 1 a 9 e vi dico che uso il 2, in modo tale che non ci siano più rimasugli di pezzi di colla di pesce. Come fate a notarli, vedete che o li vedete proprio, ad esempio in questo caso, oppure vedete dei piccoli filamenti più scuri. Ok, se vi dovesse capitare, accendiamo, prendiamo a 2 e sciogliamo bene il tutto. Una volta che siamo arrivati a questo punto, possiamo mischiare i nostri due elementi, quindi la crema con la colla di pesce alla panna al caffè. Allora prendiamo una ciotola, ci versiamo all'interno la nostra crema e poi aggiungiamo la nostra panna al caffè. Vi consiglio di utilizzare un caffè solubile e non un caffè in polvere o liquido, perché il caffè in polvere rilascerebbe quella sensazione di granulosità sotto i denti che non è proprio piacevole, mentre il caffè liquido darebbe una sproporzione alla ricetta.
Con una frusta giriamo, incorporando il tutto. Ok, e andiamo a comporre il nostro dessert. Allora, riprendiamo le nostre tazzine, vedete che la ganache ha creato lo strato di un altro colore che risalta bene. Prendiamo con un cucchiaino la nostra mousse e andiamo a posizionarla sempre al centro della nostra tazzina. Facciamo entrambe. Io non appoggio mai il cucchiaino al bordo della tazzina perché altrimenti rischierei di sporcarlo. Arrivati a questo punto, con il cucchiaino facciamo un leggero solco all'interno di entrambi e andiamo a riprendere la nostra ganache, che nel frattempo si è un po' solidificata. Quindi prendiamo sempre il cucchiaino e lo facciamo scivolare all'interno della nostra mousse, in modo tale che noi in questo modo possiamo avere un cuoricino, e scavando mentre si mangia con il cucchiaino troverete la ganache. Ecco qua. Io sto attenta a non far attaccare alla ganache il bordo della nostra tazzina, perché deve essere un po' una sorpresa. Andiamo a completare con la nostra mousse. E arrivati a questo punto, muovo su e giù la tazzina per ottenere un effetto un po' più omogeneo e liscio. Vedete? Questo è come era prima. E adesso faccio la stessa cosa con l'altra tazzina. Risulteranno delle righe, ma comunque si appiattirà un po' di più. Eccoci qua, come ultimo. Bene, sempre rimanendo in tema di avanzi, io concludo le mie tazzine con un cubetto di cioccolato bianco appoggiato a un bordo e un pezzettino di panettone, se nel caso vi doveste avanzare di nuovo. Al posto del panettone potete abbinarci benissimo un biscottino o un pezzetto di frolla, un biscottino di frolla con della pasta frolla che vi è avanzata, ad esempio. Oppure dare una spolverata di cacao finale, se non avete nessuno di questi ingredienti. Allora, con la dose che vi propongo vengono due tazzine come queste. Chiaramente, a seconda del numero di ospiti che avete o comunque il numero di persone che volete fare, moltiplicate la dose. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale e aspettate il mio prossimo video. Ciao!